Benvenuti a tutti, vi sarete accorti che in vista del primo Dante D le iniziative si moltiplicano in tutta Italia e non solo in Italia, nell'editoria con l'uscita di libri importanti sia sul piano divulgativo sia sul piano scientifico, nelle università con convegni, nelle scuole con letture e incontri, esattamente come avevamo auspicato proponendo già 4 anni fa sul Corriere della Sera l'istituzione di una giornata dantesca nel calendario laico. Nei giorni scorsi, tra l'altro, è stato annunciato che per il 25 di marzo, appunto per il Dante D, è prevista al Quirinale la lettura televisiva di un canto della commedia da parte di Roberto Benigni, che sarà trasmesso dalla RAI, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Dunque, con l'incontro di questa sera proseguiamo la nostra serie di conversazioni su Dante, voluta dalla Fondazione del Corriere, sostenuta dal Comitato per le celebrazioni del Settecentesimo e avviata ormai più di un anno fa, quando ancora potevamo permetterci delle conferenze in sala Buzzati in presenza di un pubblico molto ampio. L'ospite di oggi è un ospite del tutto eccezionale, perché Heather Webb, che insegna letteratura italiana in Inghilterra alla Cambridge University, appartiene a quella illustre tradizione della dantistica di lingua inglese che per diversi secoli ha vantato grandi rappresentanti e interpreti tra studiosi, poeti, scrittori. Basti fare i nomi tra tutti sul versante anglosassone di Edward Moore e di Eliot, e sul versante invece statunitense i nomi di Charles Singleton e di Ezra Pound. Ma insomma, sono tanti i maestri che rimangono interlocutori essenziali per tutti noi, e anzi oggi lo scambio è tale per cui le esperienze si intrecciano e si incrociano con un risultato molto fertile per tutti. Heather Webb si occupa di letteratura italiana medievale, ha pubblicato importanti saggi sulla lirica delle origini, sulla predicazione tra 200 e 300, su Boccaccio, su Caterina da Siena, su Leonardo da Vinci, ma l'ambito dantesco è sicuramente quello che ha frequentato con maggiore fedeltà, occupandosi della Vita Nuova, su cui, se non mi sbaglio, sta preparando un'edizione commentata, sempre naturalmente per il pubblico inglese, e della commedia in studi importanti come The Medieval Art, che è stato pubblicato nel 2010 dalla Yale University Press e che è dedicato diciamo alle dinamiche del cuore tra scienza, filosofia e poesia. E poi il saggio più recente, che si intitola Dante's Persons, pubblicato da Oxford University Press nel 2016, che ha come sottotitolo Un'etica del transumano ed è un'esplorazione delle strategie di Dante, che Dante mette nel descrivere, nel raccontare, nel cantare rapporti all'interno della comunità di vivi e di morti che abita il suo poema, un'analisi che coinvolge anche la prossemica e le modalità fisiche e corporee nelle relazioni tra i personaggi. E appunto proprio su questo tema nuovo e originale, in fondo, che Heather Webb ci parlerà nell'incontro
nell'incontro di oggi, intitolato Gesti, espressioni e facce della commedia. La ringrazio quindi molto per avere accettato il nostro invito. Saluto anche con lei l'attrice Valeria Perdonò, che accompagnerà la lezione leggendo alcune terzine dantesche. E quindi non mi resta che augurarvi una buona serata e un buon ascolto a tutti. Grazie. Durante l'esperienza della pandemia, molti di noi hanno notato quanto sia più stancante una riunione Zoom rispetto ad una riunione in presenza. Ci sono diversi motivi per la nostra stanchezza di fronte agli incontri virtuali, ma sicuramente un aspetto importante è il fatto che le file di caselle di facce non ci danno delle informazioni che di solito abbiamo in presenza. Noi umani siamo programmati a leggere gli sguardi e la gestualità dei nostri interlocutori e le riunioni virtuali ci privano sia della direzionalità degli sguardi che della gran parte della gestualità e del linguaggio del corpo. Siamo più stanchi dopo una riunione Zoom anche perché dobbiamo lavorare molto di più per decifrare le intenzioni e gli atteggiamenti degli altri. Ci sono delle informazioni fondamentali che mancano e ci sforziamo di compensare. Di solito non ci pensiamo, ma l'interpretazione del linguaggio corporale è un lavoro che facciamo in continuazione a livello intuitivo e di solito solo parzialmente conscio. Il linguaggio gestuale accompagna sempre il linguaggio verbale. Noi comunichiamo non solo con le nostre parole, ma anche attraverso il nostro corpo, attraverso i gesti, le posture, le espressioni del viso. Tra le tante altre cose che troviamo nell'opera di Dante, c'è anche questa. Dante ha preso in considerazione e ha rappresentato mirabilmente questo nostro interesse innato per la decodificazione dei movimenti e dei volti degli altri. Per Dante, il linguaggio, la comunicazione con l'altro, è sempre incarnata. Non è mai astratta e puramente linguistica, ma parte propria del nostro essere umani, ovvero animali sociali e relazionali, come direbbe Aristotele. E sappiamo che per Dante la via verso il paradiso è la costruzione di una rinnovata capacità di comunicazione empatica con l'altro. Stasera, quindi, con voi, vorrei esplorare con una serie di esempi mirati come Dante utilizzi il linguaggio dei gesti nella sua commedia per creare personaggi e relazioni memorabili, ma anche per costruire il particolare percorso etico e trasformativo che è alla base del suo viaggio attraverso l'inferno, il purgatorio e il paradiso. La commedia è un poema pienissimo di descrizioni di gesti e di segni corporali. Non è un caso che il poema sia stato illustrato e visualizzato in così tanti modi attraverso i secoli, dalle illustrazioni di Botticelli o di Dorè ai film contemporanei. Tante volte un personaggio dantesco entra nell'immaginario collettivo proprio a causa di un gesto particolare che dimostra tutto un atteggiamento e rivela una personalità a tutto tondo. In tutta la commedia, Dante ci dà inoltre vari esempi su come si possa o si debba leggere il linguaggio corporale, assieme ai limiti di questa nostra capacità. I gesti servono per guidare Dante attraverso l'inferno, il purgatorio e il paradiso. Ma Dante personaggio, insieme a noi lettori, deve continuamente raffinare le proprie capacità di interpretare e seguire i gesti delle sue guide. Virgilio, Beatrice e poi San Bernardo in Paradiso, le guide di Dante, dicono e indicano. Prendiamo, per esempio, Purgatorio 27. Arrivati in Paradiso terrestre, Virgilio, dopo aver dichiarato la nuova libertà raggiunta da Dante, ci fa una ricapitolazione di quel che lui ha fatto per Dante. Giunti a quel punto, però, dopo tutto il percorso di penitenza avvenuto attraverso il purgatorio, la guida di Virgilio non serve più a Dante, che si sente dire: «Non aspettarmi o dir più né mio cenno». Allo stesso modo, in Paradiso, Dante ha bisogno della guida di Beatrice, che si manifesta o per parlare o per atto segnato.
Proprio l'ultimo intervento di una guida nella commedia, quella di San Bernardo, viene descritto nella forma di un gesto. Mentre Dante si avvicina alla visio Dei, alla visione di Dio, il santo lo incoraggia e gli dà un'ultima indicazione, forse superflua. Bernardo m'accennava e sorridea perché io guardassi Suso. Dante ci dice che non c'era nemmeno bisogno di questo cenno, perché io ero già per me stesso tal qual e volea. Quindi abbiamo molti gesti nella commedia che hanno un punto, un ruolo di guida importante per Dante personaggio. Sappiamo che Dante personaggio rappresenta in qualche modo tutti noi lettori. Nel suo accompagnarci attraverso i tre regni, Dante fa il suo viaggio anche per noi, per il nostro bene, nel mezzo del cammin di nostra vita. Quei gesti che servono a Dante per chiarire il suo cammino servono quindi anche a noi che ci immergiamo nel lavoro di lettura della commedia, una lettura che deve comprendere sia le parole sia la gestualità che l'accompagna. Non è sempre facilissimo. Noi di solito non gesticoliamo quando siamo da soli, dal di fuori di una conversazione o di uno scambio comunicativo di qualche tipo. I gesti dipendono sempre dal contesto. I gesti della commedia allora sono leggibili in vario modo, alcuni attraverso la nostra esperienza quotidiana, altri nel contesto di codificazione dell'arte visiva del Trecento, altri facendo riferimento a pratiche liturgiche dell'epoca. Scoprire le implicazioni di un gesto dantesco vuol dire entrare in una conversazione a distanza di 7 secoli. Nel nostro breve percorso tra i gesti della commedia ci possono aiutare le bellissime illustrazioni di un manoscritto che oggi si trova alla British Library. Possiamo vedere la prima immagine, per cortesia? La commedia Egerton, 943, è un manoscritto di lusso, databile intorno al 1340 e prodotto fra Emilia e Veneto. Tra i tanti manoscritti che avremmo potuto considerare, questo ci sarà di particolare aiuto perché le illustrazioni, che sono più di 250, pongono un'attenzione precisa alla gestualità di ogni singolo episodio della commedia, dall'inferno al paradiso. Un primo esempio dell'interpretazione del linguaggio del corpo e dei gesti utilizzati in modo molto conscio lo troviamo in Inferno 3, che ascoltiamo adesso. Queste parole di colore oscuro vidi io scritte al sommo d'una porta, perché io, maestro, il senso lor m'è duro, ed elli a me come persona accorta, qui si convien lasciare ogni sospetto, ogni viltà convien che qui sia morta. Noi siam venuti al logo, o vito detto, che tu vedrai le genti dolorose che hanno perduto il ben dell'intelletto. E poi che la sua mano alla mia puose, con lieto volto, ond'io mi confortai, mi mise dentro alle segrete cose. Virgilio qui reagisce alla paura di Dante non solo con le parole, ma anche con i gesti che fungono da conforto. Virgilio prende la mano di Dante e gli mostra il suo lieto volto. Dante sottolinea, infatti, che è questo sorriso di Virgilio che gli dà sicurezza. Vediamo nell'illustrazione di questo episodio l'attenzione data dall'illustratore a questi dettagli importantissimi nel testo. Virgilio prende la mano di Dante come descritto nei versi. Poi ci viene mostrato un Virgilio che si gira verso la porta dell'inferno con un movimento deciso, in contrasto con il corpo di Dante che rimane rigido e fermo con la mano interrogativa e il piede che ritarda. Fin qui sembra tutto abbastanza facile e abbastanza riconoscibile, ma poco dopo la leggibilità del corpo viene subito messa in questione e non si tratta in questo caso di gesti e della loro interpretazione, ma una modificazione somatica, l'improvviso pallore di Virgilio che richiede di essere interpretata. Or discendiamo qua giù nel cieco mondo, cominciò il poeta tutto smorto. Io sarò primo e tu sarai secondo.
E io, che dal color mi fui accorto, dissi: come verrò se tu paventi che suoli a mio dubbiare essere conforto? Proprio come Virgilio aveva notato la paura di Dante davanti alla porta dell'inferno, come persona accorta, qui allo stesso modo Dante cerca di essere una persona accorta, accorgendosi del pallore di Virgilio. Si tratta ovviamente di un'esperienza comune, comprensibile a tutti. Possiamo invocare San Tommaso a proposito, ovviamente ben noto a Dante, che in un suo scritto spiega come si possono leggere i pensieri interni di una persona tramite certi segni corporali. Anche la persona più grossolana, dice San Tommaso, sa che i paurosi diventano pallidi e i timidi o i vergognosi arrossiscono. Il linguaggio del corpo è fatto anche di questi fenomeni. Ma pur nella loro evidenza comune, questi segnali del corpo devono essere interpretati correttamente. Infatti, in questo episodio, Dante si sbaglia nella lettura. Virgilio, infatti, gli risponde così: «L'angoscia delle genti che son qua giù, nel viso mi dipigne quella pietà che tu per tema senti». Un pallore improvviso, senza una spiegazione verbale e contestuale, è più difficile da interpretare di quanto uno possa immaginare. Mi pare interessante come sia proprio il caso che San Tommaso propone come il più ovvio, che Dante cerca di farci considerare e di ripensare. Un'espressione o un cambiamento del viso può essere segno di varie cose. E qui Dante ci dimostra un'ambiguità che richiede un lavoro di interpretazione. Succede una cosa simile nell'opera giovanile di Dante, La vita nuova. Quando Beatrice è ancora viva, Dante racconta di essere stato colpito da una dolorosa infermità. Indebolito da una febbre, soffre di una specie di allucinazione. Mi giunse uno sì forte smarrimento che chiusi gli occhi e cominciai a travigliare come farnetica persona. Immagina o vede in un'allucinazione la morte dell'amata Beatrice. Le donne presenti vedono il pallore della faccia di Dante durante questa allucinazione e temono per la sua vita. Egli era tale a veder mio colore che facea ragionar di morte altrui. Dopo essersi ripreso, Dante compone una canzone, Donna pietosa e di novella etate, dove tenta di spiegare, cellando il nome di Beatrice, che la sua angoscia e il segno visibile del suo pallore non era per se stesso, ma per l'idea che la sua donna doveva morire. Ma la vergogna c'entra anche qui. Quando si sveglia o quando esce da quella cupa fantasia, pronuncia il nome dell'amata. Mi si cessò la forte fantasia, entro in quello punto che io volea dire: «Oh Beatrice, benedetta sei tu!» E già detto avea «Oh Beatrice» quando, riscottendomi, apersi gli occhi e vidi che io ero ingannato. E con tutto che io chiamasse questo nome, la mia bocca era sì rotta dal singulto del piangere che queste donne non mi potere intendere, secondo il mio parere. E venia che io mi vergognassi molto. Un osservatore cercherà sempre di indovinare la causa di un pallore improvviso, ma senza avere tutte le informazioni a riguardo, vi è il rischio di fraintendere le ragioni di questo improvviso cambiamento somatico. In entrambi i casi, il pallore di Dante nelle vicende della vita nuova o quello di Virgilio all'ingresso dell'inferno sono il sintomo corporale, la reazione fisica, rispetto a un rapporto con persone non visibili. E non possiamo pertanto interpretarlo correttamente senza sapere qualcosa del rapporto tra il soggetto e l'altro o l'altra non presente. Dante impallidisce per suo amore nascosto per Beatrice e per l'idea della morte dell'amata. Allo stesso modo, Virgilio diventa pallido al pensiero delle sofferenze di altre anime e non per paura per se stesso. In entrambi i casi vediamo quanto sia facile commettere degli errori di interpretazione quando il corpo reagisce alla sofferenza degli altri e non alla propria sofferenza. Il rossore, il pallore, i cambiamenti corporali sono sempre legati a un sistema di relazioni, di comunicazione con gli altri, siano essi presenti o assenti. Sono il segno visibile del nostro dialogo corporalmente denso con gli altri. Oltre ai gesti, oltre ai cambiamenti somatici improvvisi, nella commedia troviamo anche un repertorio di espressioni facciali. È un altro esempio di come il corpo richiede di essere letto in maniera corretta.
Più avanti nel percorso infernale, e vediamo la prossima immagine qua. Benissimo. Vediamo Dante che accusa Virgilio di non essere stato abbastanza accorto rispetto alle espressioni facciali dei diavoli. Una lettura di quelle facce, suggerisce Dante, potrebbe aiutare a capire la beffa insita delle loro parole. La promessa fatta da Malacoda, costorsi ansalvi infino all'altro scheggio, che tutto intero va sovra le tane, non ha alcun significato, è una beffa, un inganno, visto che questo scheggio o ponte non esiste. Dante giustamente se ne accorge di un problema e chiede a Virgilio: se tu sei sì accorto come suoli, non vedi tu che digrignando i denti e con le ciglia ne minacciandoli? Come mai Virgilio si inganna qui? Perché non riesce a leggere il dialogo silenzioso tra i diavoli come fa Dante? I critici hanno discusso molto questo passo, ma per ora possiamo limitarci a dire che questo errore interpretativo di Virgilio può essere in realtà un segno della sua virtù. E dobbiamo tornare ancora a San Tommaso qui. Secondo San Tommaso, ogni segno corporale è significativo e ogni possibile pensiero ha un correlato fisico potenzialmente percepibile. San Tommaso in De Malo scrive però che quelli che riescono meglio a leggere i movimenti umani sono proprio i diavoli. Senza entrare nel dettaglio di una complicata discussione teologica medievale, è interessante vedere come secondo San Tommaso i diavoli avessero la particolare capacità di leggere i nostri pensieri tramite i più piccoli segni corporali. Mentre una persona può interpretare male un gesto o un'espressione perché tale gesto o espressione può essere motivato da pensieri o intenzioni anche differenti, come abbiamo visto nel caso del pallore, un demone invece nota le minime differenze del linguaggio corporale e sa distinguere tra i vari gesti o espressioni che per una persona normale potrebbero sembrare perfettamente uguali. In breve, è umano e necessario produrre gesti e espressioni e cercare di interpretarli, ma è anche umano errare nella comunicazione o dalla parte del mittente o dalla parte di chi riceve o intravede un segnale somatico. Se l'inferno è il regno del bestial segno, come vediamo nella prossima immagine, come Dante scrive, riferendosi ai morsi orribili che il conte Ugolino dà al cranio del suo compagno, l'arcivescovo Ruggeri, è interessante vedere come nel purgatorio i gesti e le espressioni comunicano e agiscono in un altro modo. Gli atteggiamenti e gli atti del purgatorio si definiscono in contrapposizione agli atteggiamenti infernali, e lo stesso accadrà per il paradiso. Il cammino di Dante è un cammino di trasformazione che riguarda non solo la mente, la coscienza, ma il corpo stesso, attraverso una modificazione dei gesti, dell'atteggiamento nel confronto degli altri, come strumento fondamentale per una maturazione e un cambiamento interiori. Dopo l'orrore dell'inferno, quando Dante arriva al lito del purgatorio, Virgilio deve aiutarlo a prepararsi a nuovi incontri. Non sarà più sufficiente per Dante stare lì a guardare, come aveva fatto in inferno, ma dovrà invece partecipare e mettersi in una posizione penitenziale, come tutte le altre anime del purgatorio. Consideriamo ad esempio l'incontro con Cattone. Vediamo la prossima immagine, per favore. Ecco, il guardiano del purgatorio. Dante deve non solo essere reverente, ma deve essere visibilmente reverente. Qui, insieme al manoscritto Edgerton, vi faccio vedere anche un'immagine dal manoscritto Holcomb, anche questo prodotto nel nord Italia nel 300, probabilmente qualche decennio dopo l'Edgerton. Si trova alla Bodleian Library di Oxford. Il testo ci dice che Virgilio aiuta Dante non solo con le parole, ma gli fa anche vedere come atteggiarsi. Letteralmente con le mani, Virgilio compone la postura e i gesti del corpo di Dante. Cito: «Lo duca mio allor mi diedi piglio, e con parole, e con mani, e con cenni, reverenti mi fe le gambe e il ciglio». Nell'illustrazione del Holcomb vediamo Virgilio che tiene la mano sulla spalla di Dante, che si è messo in ginocchio, mentre incrocia le braccia sotto la vita. Come si vede, l'illustrazione ci rende il dettaglio del testo
Virgilio, che usa le mani per assicurarsi che Dante si presenti a Catone in una posizione e con gesti di reverenza. Dal dettaglio delle gambe nel testo si può presumere che Dante si sia inginocchiato. Le braccia incrociate non sono però descritte nel testo. Si vede che l'illustratore ha in mente questo gesto per rendere visibile l'idea della reverenza. È un gesto importante per Dante, e se non viene descritto qui, comunque l'illustratore dimostra di essere un lettore e un interprete acuto, attento al linguaggio corporale, soprattutto rispetto alle forme convenzionali dell'epoca. Per entrare in purgatorio, Catone ordina quindi una sequenza di riti gestuali o liturgici. «Fa che tu costui ricinghe», dice a Virgilio, «d'un giunco schietto e che li lavi il viso». Si cogne su di ciume, quindi stinghe. Vediamo nelle illustrazioni del manoscritto Holcomb e Edgerton il compimento di questi riti, il cingersi del giunco, simbolo dell'umiltà, e il lavare del viso con la rugiada di quelle piante, che vediamo anche nella prossima immagine. Questo è l'Edgerton, e ascoltiamo il passo. L'alba vinceva l'ora mattutina, che fuggia innanzi, sì che di lontano conobbi il tremolar della marina. Noi andavam per lo solingo piano, com'om che torna alla perduta strada che infino ad essa li pare ire in vano. Quando noi fummo l'ave la rugiada pugna col sole, per essere in parte dove ad orezza poco si dirada, ambo le mani in su l'erbetta sparte soavemente il mio maestro pose. Ond'io, che fui accorto di sua arte, porsi ver lui le guance lacrimose. Ivi mi fece tutto discoverto quel color che l'inferno mi nascose. Venimmo poi in sul lito diserto, che mai non vide navigar sue acque omo che di tornarsi a poscia esperto. Quivi mi cinse, sì come altrui piacque. Oh, maraviglia! Che qual egli scelse l'umile pianta, cotal si rinacque subitamente la onde la velse. Grazie, è un bellissimo passo, pieno di pace. È interessante notare come l'illustrazione faccia vedere Dante con le braccia incrociate sia per il lavaggio del viso che per ricevere la cintura del giunco. Anche in questo caso non si tratta di un gesto precisato dal testo, ma che l'illustratore ha ritenuto rilevante e appropriato. Sembra un gesto di reverenza, di umiltà, ma anche un'autoimmobilizzazione. Dante si arrende umilmente al gesto di Virgilio, comandato da Catone e in armonia con il volere di Dio. Ed è anche in questo che vediamo come gli atteggiamenti e gli atti del purgatorio si definiscono in contrapposizione agli atteggiamenti infernali. Tutto il passo, forse l'avete intuito, richiama il discorso di Ulisse nell'inferno. Quando Ulisse afferma che la sua nave naufragò come altrui piacque, sta parlando di una volontà superiore, imperscrutabile, che contrasta in qualche modo con la sua. Di un colpo della sorte che si abbatte su di lui per ragioni che lui non può capire. Il come altrui piacque del primo canto del Purgatorio è invece il riconoscimento di un'armonia di voleri e la piena e volontaria accettazione della penitenza da parte di Dante, un'accettazione che l'illustratore legge e rende leggibile attraverso le braccia incrociate del personaggio. Vediamo la prossima immagine. Quella prima, se possibile, numero 6, grazie, perfetto. Vediamo che anche l'Edgerton fa vedere lo stesso gesto non descritto nel testo. In più, l'illustrazione dell'Edgerton ci rende visibile l'intesa tra Dante e Virgilio. Ambo le mani in sull'erbetta sparte, suavemente il mio maestro pose, ond'io che fui accorto di sua arte, porsi ver lui le guance lacrimose. Dante legge bene i gesti di Virgilio e capisce le sue intenzioni. Senza un ulteriore scambio di parole, reagisce in modo congruente. Consideriamo adesso un altro momento chiave del Purgatorio, che si gioca tutto intorno all'interpretazione di espressioni facciali. È l'incontro con Stazio in Purgatorio 21.
questo incontro così significativo tra due poeti antichi e Dante. È una scena riconosciuta come una delle più belle della commedia. Facciamo qui attenzione al gioco di sguardi, segni, sorrisi, interpretazioni, al partire dal momento in cui Stazio si presenta. Ascoltiamo il brano. Stazio, la gente ancor di là mi noma. Cantai di Tebe e poi del grande Achille, ma caddi in via con la seconda soma. Al mio ardor fuor seme le faville che mi scaldar della divina fiamma, onde sono allumati più di mille. Dell'Eneida, dico, la qual mamma fummi, e fummi nutrice poetando. Sans'essa non fermai peso di dramma. E per esser vivuto di là quando visse Virgilio, assentirei un sole più che non deggio al mio uscir di bando. Volser Virgilio a me queste parole, con viso che tacendo disse taci, ma non può tutto la virtù che vuole. Che riso e pianto son tanto seguaci alla passion di che ciascun si spicca, che men seguon voler né più veraci. Io pur sorrisi, come l'uom ch'ammicca, perché l'ombra si tacque e riguardommi negli occhi ove il sembiante più si ficca. E se tanto labore in bene assommi, disse, perché la tua faccia te steso un lampeggiar di viso, di riso dimostrommi? Or son io d'una parte e dell'altra preso. L'una mi fa tacer, l'altra scongiura ch'io dica, ond'io sospiro. E sono inteso dal mio maestro e non aver paura, mi dice, di parlar, ma parla e digli quel che dimanda con cotanta cura. Ond'io, forse che tu ti maravigli, antico spirito, del rider ch'io fei, ma più d'ammirazion vo che ti pigli. Questi che guida in alto gli occhi miei è quel Virgilio, da qual tu togliesti forte a cantar degli uomini e di dei. Se cagion altra al mio rider credesti, lasciala per non vera, ed esser credi quelle parole che di lui dicesti. Grazie. È un passo altamente teatrale, con un'attenzione finissima alla comunicazione interpersonale, sia verbale che gestuale ed espressiva. Virgilio, con uno sguardo, riesce a comunicare a Dante che non vuole svelare la sua identità, mentre Dante cerca di nascondere la propria reazione alle parole affettuose di Stazio, ma invano. Stazio nota il lampeggiar di riso sulla faccia di Dante e chiede subito il perché. Ogni espressione dimostra qualcosa all'interlocutore, per dirla con Stazio, anche le espressioni non volute. Allora Virgilio, che sente lo sconforto di Dante, deve cedere e lasciare che Dante spieghi il motivo del suo sorriso nascosto così male. Era un sorriso che poteva essere interpretato in maniera errata e che non si può comprendere senza la conoscenza precisa del contesto e dei rapporti tra le persone presenti. Per noi lettori è una scena altamente visiva. Anche senza pensarci, siamo indotti a visualizzare l'espressione o il gesto di Virgilio che impone silenzio a Dante di fronte all'entusiasmo di Stazio. Poi il sorriso che sfugge a Dante, poi l'imbarazzo di Stazio interrotto in mezzo ad una dichiarazione di amore per il poeta che lo ha fatto diventare non solo poeta ma anche cristiano. Poi l'imbarazzo di Dante, che oscilla tra il silenzio e la parola perché sa di aver creato un malinteso. La precisione del testo è ammirevole. Riesce sapientemente di scrivere giusto quello che serve per stimolare le nostre capacità di visualizzazione dell'intera scena, fornendo al lettore la dimensione emotiva dell'incontro tra i due poeti antichi. Vediamo l'illustrazione. Il codice Edgerton ha di nuovo qui catturato le complessità della situazione. Qui vediamo Dante in mezzo ai due poeti, che fa un mezzo gesto con la mano verso Virgilio e Virgilio che sembra ammonire Dante con uno sguardo.
Finora abbiamo parlato di espressioni facciali e come possono essere lette, anche quando chi le esprime non vorrebbe che fossero leggibili. Consideriamo invece i gesti fatti per essere propriamente letti e attentamente interpretati. L'insegnamento del Purgatorio sulla natura dei vizi e delle virtù è fatto anche tramite dei gesti chiave che ci aiutano a riconoscere e a ricordare le qualità dei vizi e delle virtù. Sulla cornice dei superbi in Purgatorio, l'Annunciazione è visibile ai penitenti nella forma di un basso rilievo, offrendoci un esempio di umiltà iconica. Dante scrive in un'epoca in cui i bassorilievi, con la loro espressività gestuale, avevano un'importanza iconografica enorme. Pensiamo, per dare solo un esempio, all'Annunciazione di Giovanni Pisano a Pistoia, che vediamo qui nella prossima immagine. Nel testo del Purgatorio, Dante descrive dei bassorilievi scolpiti direttamente da Dio e quindi perfettamente leggibili e anche in qualche modo udibili. Ascoltiamo adesso il passo. Lassù non erano mossi i piè nostri anco, quando i conobbi quella ripa intorno che dritto di salita aveva manco, esser di marmo, candido e adorno d'intagli, sì che non pur Policleto, ma la natura li avrebbe scorno. L'angel che venne in terra col decreto della molt'anni lagrimata pace, caperse il ciel del suo lungo divieto, dinanzi a noi pareva sì verace, quivi intagliato in un atto soave, che non sembiava immagine che tace. Giurato si saria che el dicesse ave, per chi v'era immaginata quella ch'ad aprir l'alto amor volse la chiave, e avea in atto impressa esta favella, ecce ancilla dei, propriamente, come figura in cera si suggella. E qui abbiamo l'esempio più perfetto della trasparenza e della potenzialità comunicativa del gesto. I gesti dell'angelo pronunciano la parola e i gesti di Maria fanno vedere l'accettazione umile delle sue parole. L'immagine sembra proiettare parole con una chiarezza e un significato precisi, non contaminati in nessun modo da imperfezioni in chi compie il gesto. In generale, come abbiamo visto, i gesti sono molto più complicati, sono resi opachi dai nostri desideri multipli e confusi. C'è poi il problema della rappresentazione del gesto. In questo caso viene reso nel testo nei termini di un'ecfrasi, cioè come descrizione verbale di un'immagine pittorica e scultorea. Abbiamo quindi un doppio filtro rispetto al gesto originario, al gesto fisico. Quando cerchiamo di rappresentare o di raccontare il linguaggio del corpo, si perde sempre qualcosa, ma non qui. Infatti, Dante nota che colui che mai non vide cosa nuova produsse esto visibile parlare, novella noi, perché qui non si trova. La frase visibile parlare distingue l'opera d'arte divina. L'opera di Dante, che cerca di farci vedere squarci dell'opera divina, spesso offre, invece del visibile che sembra parlare, un parlare che sembra visibile. E tante volte per noi lettori è proprio nell'elaborazione degli aspetti visivi di una scena raccontata nel poema che riusciamo a capire in profondità i meccanismi della sofferenza in inferno, o della penitenza in purgatorio, o della beatitudine in paradiso. La commedia è piena di spiegazioni fatte da vari personaggi incontrati da Dante, soprattutto nel paradiso. Molti lettori perdono la pazienza con tutte queste spiegazioni. È una situazione resa famosa da Samuel Beckett nella sua raccolta dei racconti More Pricks Than Kicks, dove il suo personaggio Bellacqua si perde nella lettura della spiegazione di Beatrice a proposito delle macchie lunari. Dante, d'altro canto, non ci spiega tante altre cose. Nonostante il vizio che abbiamo noi dantisti di voler spiegare proprio tutto, Dante ci ha lasciato un'opera veramente aperta, che si apre sempre a possibili nuove interpretazioni. Dante non spiega, per esempio, come funzionano esattamente i gesti penitenziali del Purgatorio. Possiamo vedere la prossima immagine?
Nell'inferno troviamo ad esempio Bertrand dal Bornio che pronuncia così sosserva in me lo contrapasso, tenendo in mano la propria testa mozzata facendola vedere a Dante. Per il suo peccato di aver incoraggiato il figlio del re contro il padre, Bertrand ci spiega «Per ch'io partì così giunte persone, partito porto il mio cerebro, lasso». Avendo tentato di decapitare il regno, Bertrand soffre di una decapitazione letterale in inferno. E grazie a questa spiegazione che si parla del contrapasso come il meccanismo che regola le sofferenze dell'inferno. Ma il contrapasso funziona allo stesso modo in purgatorio? In realtà ci devono essere non solo delle sofferenze, ma anche delle penitenze che sanano, che purificano l'anima per renderla pronta a proseguire il suo cammino verso il paradiso. Dante non ci dà una spiegazione dettagliata di come funzionino questi atti penitenziali. Dobbiamo osservare, elaborare anche visivamente quello che ci racconta il poema e capire. Prendiamo per esempio il vizio della gola nel canto 24 del Purgatorio. Le anime purganti, terribilmente magre, soffrono di fame e di sete e sono continuamente stimolate dal profumo di mele fragranti e dall'acqua che scorre. Le anime si avvicinano agli alberi, dove sentono i profumi che rinnovano la sensazione della fame. I movimenti delle anime che si avvicinano all'albero vengono descritti in questo modo che ascoltiamo adesso. Parvermi i rami, gravidi e vivaci, d'un altro pomo, non molto lontani per esser pur allora volto in laci. Vidi gente sottesso alzar le mani e gridar non so che verso le fronde, quasi bramosi fantolini e vani che pregano e il pregato non risponde. Ma per fare esser ben la voglia acuta, tien alto lor disio e non nasconde. Poi si partì, siccome è ricreduta, e noi venimmo al grande arbore adesso che tanti preghi e lacrime rifiuta. Cos'è che vediamo qui, ascoltando? Queste anime si allungano verso le mele proibite e poi se ne vanno. Possiamo vedere in questa immagine forse le tracce del vizio che perdura e che non riesce ancora ad essere riformato? O possiamo già vedere in quell'atto di allungarsi, di tendere verso quei rami, un primo avvicinamento alla virtù. Se guardiamo le elaborazioni di questo passo fatte dagli istruttori medievali, vediamo il desiderio e la necessità di interpretare in modo attento le procedure della penitenza. Le illustrazioni ci fanno vedere che questi artisti hanno capito qualcosa che solo una lunga meditazione del testo può produrre. Hanno visto un punto di flesso, per così dire, in quel allungarsi dell'anima, che modifica il proprio gesto da un atto di tentata acquisizione a un atto di preghiera. Le illustrazioni ci fanno vedere il dinamismo del gesto che compie la trasformazione penitenziale. Proprio nel processo di illustrare il gesto, anche in una sequenza di fasi, gli illustratori hanno ottenuto una prospettiva sul passo della commedia che i commenti testuali non hanno sempre rilevato. Da questo punto di vista, dovremo prestare attenzione non solo ai commenti storici della Divina Commedia, ma anche ai commenti visivi, all'interpretazione data al testo di Dante da parte dei miniatori medievali o dagli illustratori premoderni. Le immagini che comunicano attraverso la visualizzazione significativa dei corpi e dei gesti ci dicono qualcosa di importante del testo dantesco, qualcosa che rimane spesso inespresso dai commentatori. Pensiamo all'immagine dei bambini usata qui da Dante. È pieno di dinamismo, si basa sul potere di una situazione domestica, piena di affetto, e in questo riesce a rendere accessibile e comprensibile al lettore questo atto misterioso di penitenza. Di primo acchito, l'illustrazione del codice Edgerton che abbiamo visto prima potrebbe sembrare in qualche modo deludente. Il testo suggerisce l'immagine di un bambino che si tende il più possibile in alto verso una persona adulta, che porge al piccolo un dolce, un regalo, che però rimane fuori dalla portata delle mani. Qui vediamo invece il gruppo dei penitenti composti sotto l'albero.
Il primo tiene le braccia accanto al corpo, piegate e inclinando verso l'alto solo dal gomito, come se stesse pregando. Il secondo ha le braccia nella stessa posizione, ma con le mani unite in preghiera. Entrambi guardano in su verso la frutta. Il terzo penitente è ancora più ristretto nelle sue azioni, ha le mani giunte e la testa inclinata in giù. È come se l'illustratore avesse ignorato la similitudine dei bambini e abbia considerato solo l'uso del verbo pregare, che pregano e il pregato non risponde. Questa lettura visibile nell'illustrazione infatti prende una posizione netta rispetto al meccanismo esatto della penitenza che qui viene richiesta. Come commenta Papa Adriano IV sulla propria cornice, sì come l'occhio nostro non s'aderse in alto, fisso alle cose terrene, così giustizia qui a terra immerse. La penitenza per gli avari diventa un'estremità posturale del vizio, una sua esagerazione. Allo stesso modo, allora, potremmo immaginare i golosi che si estendono con un ardore eccessivo verso le mele dell'albero, allo stesso modo in cui la vita prendevano il cibo con eccessiva avidità. In altri casi, come per esempio nel caso dei superbi, la penitenza consiste in una postura che si oppone alla postura simbolica della superbia. Si piegano in una posa d'umiltà estrema, praticando corporalmente quella virtù che si oppone al loro vizio, al contrario di quello che fanno gli avari, dove il vizio viene esagerato. Virgilio spiega che per i superbi la grave condizione di loro tormento a terra li rannicchia. Nella scelta, quindi, di fare vedere i golosi composti in una gesta di preghiera e non l'estendersi impaziente di un bambino, l'illustratore del codice Edgerton suggerisce che invece di portare l'esperienza del vizio ad un'estremità fisica, i penitenti convertono il loro desiderio in una preghiera. Per confermare questa lettura, potremmo pensare al primo degli esempi di virtù descritto sulla cornice dei golosi. Più pensava Maria onde fosser le nozze orrevoli e intere, che la sua bocca, che or per voi risponde. La voce qui ricorda l'episodio evangelico delle nozze di Cana, quando Maria chiese a Gesù di convertire l'acqua in vino. Maria impiega la bocca non per mangiare, ma per rispondere ai bisogni altrui. Allo stesso modo, le anime qui impiegano le mani non per estendersi per prendere qualcosa per riempire la bocca, ma per pregare. Nel commento visivo che fa il codice Edgerton, l'illustratore suggerisce che le ombre sostituiscono un desiderio con un altro. Quindi per il lettore che osserva l'illustrazione, le ombre offrono già un esempio positivo di comportamento, probabilmente con l'intenzione di stimolare un esercizio di preghiera e di penitenza da parte del lettore. Il codice Holcomb, invece, che vediamo nella prossima immagine, fa vedere le anime che si estendono in maniera estrema verso l'albero, che sembrano quasi staccarsi da terra. Vediamo qui le anime che estendono il più possibile le braccia, dalla spalla in su. La prima anima fa un salto verso l'albero, alzando la gamba. Solo le dita del piede sinistro sono in contatto con il suolo. Guardiamo ora le illustrazioni di Sandro Botticelli di questi canti per vedere un'altra interpretazione della complessità del gesto della penitenza qui rappresentato. C'è un dibattito storico-critico ancora abbastanza acceso sulle date di queste illustrazioni, ma il ciclo intero, partendo dall'inferno, sembra iniziato dall'artista nel decennio del 1480. Le illustrazioni dei canti 23 e 24 del Purgatorio devono essere considerate insieme. Quel che colpisce è il modo in cui Botticelli ha letto la complessità dell'atto di estendersi verso l'albero. Le sue illustrazioni mettono insieme elementi che abbiamo già notato nell'illustrazione del codice Edgerton e del codice Holcomb. Nel lavoro di Botticelli vediamo le anime che compiono un'ampia gamma di gesti. Possiamo tornare all'immagine prima per vedere. Ecco, un'anima unisce le mani a livello del petto nel gesto tipico della preghiera. Un altro proietta le mani all'insù, aperte con le dita separate. Un'altra è più trattenuta e estende le braccia solo dai gomiti. Un'altra sembra chiaramente che cerchi di afferrare la frutta con le dita della mano vicinissime alla mela. Botticelli presenta il dinamismo della situazione penitenziale, con diverse figure composte in una varietà di posture e con una varietà di gesti. Ci dimostra, potremmo dire, la temporalità della penitenza.
Sappiamo che le anime che Dante ci presenta nel Purgatorio sono in varie fasi del loro processo di purificazione e che la penitenza è individualizzata, come abbiamo imparato sulla prima cornice dei Superbi. Vero è che più e meno erano contratti, secondo che avviene più e meno addosso. Il testo dantesco ci presenta solo un numero limitato di penitenti su ogni cornice e quindi un campione per forza limitato della gamma di atteggiamenti penitenziali. Botticelli, lettore attento, si mette ad immaginare non solo gli esempi che il testo di Dante ci offre direttamente, ma anche tutte le implicazioni delle procedure penitenziali, tutte le fasi possibili che ogni anima potrebbe attraversare dall'inizio della penitenza a quel momento più vicino alla liberazione. Nell'interpretazione di Botticelli, l'estendersi verso l'albero prende una molteplicità di forme, dal desiderio più semplice di prendere una mela alla preghiera più devota ai piedi dell'albero. Le illustrazioni possono essere lette come uno studio di come il gesto dell'estendersi fisicamente verso qualcosa di materiale possa essere convertito nel tempo in un movimento dell'anima verso Dio. Per farci vedere la trasformazione da una modalità all'altra, Botticelli include una serie di gesti che ci invitano a un'interpretazione visiva, allo stesso modo in cui il testo dantesco ci invita a meditare il gesto descritto. Un altro contesto da considerare rispetto a questa nostra panoramica dei gesti nella commedia è quello delle pratiche medievali della preghiera, che ovviamente includevano una liturgia gestuale e posturale specifica a cui Dante fa riferimento. Possiamo vedere, ad esempio, molti dei gesti del Purgatorio come un'elaborazione fisico-somatico del linguaggio dei Salmi. Qui, tra i golosi, c'è un riferimento al Salmo 50, citato di sfuggita nel canto Labia mea Domine. E nel gesto stesso è possibile vedere un riferimento al Salmo 141, come incenso salga a te la mia preghiera, le mie mani alzate come sacrificio della sera. In questo periodo esistevano vari trattati sulla preghiera, come ad esempio i nuovi modi di pregare di San Domenico, e abbiamo un'immagine da quel trattato. Il trattato racconta: spesso lo si vedeva, mentre pregava, protendersi tutto verso il cielo, come una freccia scoccata dritto in alta, e levava le mani tenendole tese sopra il capo, ora congiunte, ora un po' aperte, come a ricevere qualcosa. L'estendersi verso l'alto può essere letto come la tensione verso Dio, come la richiesta della preghiera e come un sacrificio. Possiamo pensare a un collegamento con un altro momento del Purgatorio, quando Dante descrive un gesto molto simile, ma chiaramente ancorato nel contesto della preghiera dell'epoca. Si tratta della Valle dei Principi di Purgatorio 8. Un'anima si alza e, richiamando silenziosamente l'attenzione degli altri, ella giunse e levò ambo le palme, ficcando gli occhi verso l'oriente, come dicesse a Dio: d'altro non calme. Il gesto solenne sembra esprimere le parole d'altro non calme, un'intensità e una concentrazione devota, in questa sorta di visibile parlare immediato dal testo, e abbiamo un'immagine anche di questo. Tra i ladri descritti in Inferno 25 troviamo invece un rovesciamento sacrilegio nel gesto di Vanni Fucci, che costituisce una specie di parallelismo inverso rispetto ai gesti purgatoriali. Al fine delle sue parole, il ladro le mani alzò con amendue le fiche, gridando: togli Dio che te le squadro, da indi in qua mi fuor le serpi amiche, per cuna li s'avvolse allora il collo, come dicesse: non vuoi che più dica, e un'altra alle braccia e il legolo, ribadendo se stessa sì dinanzi che non poteva con esse dare un crollo. Qui il gesto dell'estensione delle braccia è un insulto a Dio, una parodia dell'estensione del corpo in preghiera, e viene infatti subito contenuto dai serpenti che si affrettano a legare le mani di Vanni Fucci e a mobilizzare la provocazione blasfema del suo gesto. Se i gesti in inferno hanno carattere parodico rispetto ai gesti in paradiso, in purgatorio, cosa succede con l'espressione corporale in paradiso? Quando la luminosità delle anime è tale che diventa difficile per Dante vedere qualcosa che possa somigliare ad un corpo umano?
Nel cielo di Mercurio, di Paradiso ad esempio, Dante incontra Giustiniano, l'imperatore romano d'Oriente. Dante scrive: «Per più letizia, sì mi si nascose dentro il suo raggio la figura santa, e così chiusa chiusa mi rispuose». In Paradiso la gestualità si concentra nello slancio del movimento di ogni anima e anche, soprattutto, nel viso di Beatrice, l'unico in qualche modo visibile a Dante. I canti finali del Paradiso ci fanno capire che l'osservazione attenta che Dante fa delle espressioni di Beatrice che guidano il suo percorso sono una preparazione alla rivelazione dei volti di tutti i beati, il volto della Vergine e l'effigie di Cristo alla fine. Quando Dante esprime il desiderio di vedere la faccia di San Benedetto, il santo gli risponde: «Frate, il tuo alto disio s'adempirà in sull'ultima sfera, ove s'adempion tutti gli altri, è il mio». Il desiderio di vedere un viso è infatti un alto disio, ma a parte il viso di Beatrice, tutti gli altri visi saranno visibili solo insieme, nel concerto degli sguardi dell'Empireo. Vediamo la prossima immagine. Lì Dante vede finalmente le facce di tutti i beati. Vedea visi a carità suadi, d'altrui lume fregiati e di suo riso, e atti ornate di tutte onestadi. Ogni anima beata è individualmente riconoscibile dall'espressione del volto, di suo riso, il sorriso particolare di ciascuno, in corrispondenza con il lume che rimbalza dallo splendore degli altri. Sono in eterna conversazione e relazione tra di loro, queste anime beate, una conversazione divina e visibile, e leggibile nel viso di ciascuno. In modo simile, Dante ci comunica la natura della Trinità, guardando nel suo Figlio con l'amore che l'uno e l'altro eternamente ispira. Immaginate in termini di sguardi pieni d'amore. Se consultiamo Ledgerton per la visione illustrata dell'Empireo dantesco, vediamo infatti un bellissimo via vai di sguardi, di sorrisi e di espressioni del tutto particolare per ogni anima. Il linguaggio dei gesti, delle espressioni e dei visi in Paradiso diventa un linguaggio di amore per la diversità della creazione. E la comunicazione interpersonale, anche se non dipende più da segnali che hanno la potenziale di creare confusione o di essere fraintesi, rimane. Pure in Paradiso, le anime continuano a guardare gli altri e a sorridere. Grazie.